trovi a un nuovo appuntamento con A tu per tu, con il ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Oggi con noi Giuseppe Buondonno, responsabile scuola di Sinistra Italiana. Facciamo il punto sulle ultime affermazioni del ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, ma anche sulla legge di bilancio. C'è tanto da parlare. Primo mese di lavoro per il governo Meloni. Vediamo un po', facciamo il punto della situazione e lo facciamo appunto con il responsabile istruzione di Sinistra Italiana. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a lei e a voi tutti, a chi ci ascolterà. Allora, partiamo subito. I temi sono tanti, ma anche le parole, anche diciamo, tutto quello che è accaduto nelle ultime ore con il ministro dell'istruzione del merito protagonista, suo malgrado, di una polemica politica, a mio modo di vedere, anche evitabile, umiliazioni, telefonini e tutto il resto, ma un accenno sicuramente lo dobbiamo fare con lei, Buondonno, sulla questione proprio dell'ultima esternazione, cioè quella dall'umiliazione nasce il riscatto, ecco, una presa di posizione, un'anime da parte dell'opposizione di contrarietà nei confronti del ministro. Ecco, credo che anche lei si accodi a questo. Sì, diciamo che noi siamo usciti anche subito insieme a Elisabetta Piccolotti, che è la nostra compagna che sta in parlamentare, che sta in Commissione Cultura e Istruzione. Immediatamente, veramente già prima, già quando era uscita questa proposta dei lavori socialmente utili, poi ci tornerò. Io credo che si tratti di affermazioni gravi, da un lato, perché noi crediamo in generale, mi verrebbe da dire da Beccaria in poi, anzi diciamo dall'habeas corpus in poi, che non c'è nulla di educativo e che produca un riscatto nell'umiliazione delle persone. Crediamo che sia oltretutto questo linguaggio che a me preoccupa molto, è in qualche modo, in modo anche subliminale, lascia penetrare una cultura, un'idea della scuola. Da un lato, gerarchicamente imposta dal ministro, dalla dimensione della politica, e tra l'altro io vorrei sottolineare il fatto che è anche, diciamo, fa passare il messaggio per cui gli insegnanti non sarebbero in grado, i collegi, i consigli di classe, gli stessi dirigenti scolastici, non sarebbero in grado di gestire i processi anche di sanzione nei confronti di allievi, ragazzi con problemi. Quindi questo è il primo elemento. Chiariamo un punto sulla questione dell'umiliazione, credo veramente che vada proprio rispedita al mittente. Noi non consideriamo mai, come io parlo come docente prima di tutto, mai formativa l'umiliazione di qualcuno, di nessun essere umano, nemmeno del peggiore dei criminali, tra l'altro, perché non è un caso che, diciamo, i sistemi giudiziari delle democrazie escludono appunto l'umiliazione, la tortura di qualunque tipo persino dei carcerati. Quindi non c'è proprio niente, è diciamo, una sorta di criptico linguaggio fascistizzante o autoritario, ma non mi interessa nemmeno definirlo, è veramente, come dire, espressione di un altro secolo. Sembra questo ministro uscito da un libro di Dickens più che dal ventunesimo secolo. Anche sulla questione dei lavori socialmente utili, io vorrei ricordare intanto perché la scuola ha le sue regole, ha le sue capacità di applicarle, gli insegnanti, il corpo docente, che in alcuni casi i lavori socialmente utili, cioè attività, come dire, che possano riempire, anche il tempo, in chiave di sanzione, in chiave anche di natura educativa, possono essere attuati nelle scuole. Ma qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che se un ministro,
in termini generali decide, tra l'altro in modo anche molto approssimativo, che chi non rispetta le regole o chi si comporta in modo violento viene sanzionato senza tener conto minimamente della differenza dei ragazzi, perché sono ragazzi per cui alcuni tipi di reazioni, diciamo di sanzioni, possono essere utili, altri possono essere, per altri possono essere assolutamente devastanti e inutili. Queste cose possono stabilirle ed è giusto che le stabilisca esclusivamente il consiglio di classe, cioè chi conosce gli alunni, chi conosce i ragazzi, cioè è subdolamente anche paradossalmente un attacco alla funzione e alla professionalità dei docenti, ed è oltretutto una visione dal punto di vista, come dire, del rapporto con le problematiche. Pensiamo alla questione, all'altra affermazione anche molto grave, secondo cui i NEET, cioè i ragazzi che sono in una situazione di difficoltà, magari per ragioni personali diversissime tra loro, debbono essere costretti ad andare a lavorare o a fare determinate cose. Ma di che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo bisogno di capire, di discutere, di cercare di stimolare, di offrire opportunità a ragazzi che non riescono né a trovare, tra l'altro spesso non trovano un lavoro, non solo per colpa loro, ma perché il mercato del lavoro è quello che è e prevede forme di precarietà, di sfruttamento enormi. Qui non è che c'è una, come dire, una sinistra coccolona e una destra seria e rigida, no, c'è una destra autoritaria, illiberale. E c'è dall'altro lato la Costituzione democratica della Repubblica Italiana. Quindi io credo veramente che questo ministro finirà, penso, persino col mettere in imbarazzo il proprio governo. Poi c'è un'altra cosa, Andrea, mi permetto di aggiungere questo. La mia impressione fondamentalmente è che questo ministro non fa il ministro della pubblica istruzione, cioè continua, ma un po' questo governo, ho sentito le dichiarazioni del ministro dell'Interno tempo fa, ho l'impressione che di fronte all'incapacità di fare scelte reali, concrete su alcune questioni e sui problemi, per esempio nel caso di Val di Tara, del mondo della scuola, la buttino, come dire, su un piano di radicalizzazione ideologica di alcuni temi e di alcune questioni. Faccia il ministro, cioè, ci dia per esempio, facciano la scelta di creare classi più piccole dove con i ragazzi si possa lavorare meglio, con più, assumendo più insegnanti. Noi non vogliamo inseguire, glielo dico subito, non vogliamo inseguire continuamente il ministro su questi suoi, io li chiamo volutamente così, diciamo, Ecco. discorsi deliranti politicamente, intendo. Io credo che, cioè, non a caso, noi vogliamo sfidare questo governo sul piano delle cose concrete. Stiamo per presentare, depositeremo a breve, per esempio, una proposta di legge in cui si traducono alcune cose che noi abbiamo proposto in campagna elettorale, massimo 18 alunni per classe, tempo pieno e tempo prolungato con assunzioni e con risorse e con progettualità, incentrata sulle scuole, in tutti gli ordini di scuola, tempo pieno per le scuole di base, tempo prolungato per la secondaria di primo e di secondo grado. E interventi, diciamo, creazione di zone di educazione prioritaria nelle aree più disagiate anche geograficamente, non solo socialmente, del paese. Perché riteniamo che in questo modo si possa mettere in condizione, naturalmente stiamo parlando di un investimento corposo sull'istruzione, anche in termini economici. E poi naturalmente sosteniamo le battaglie contrattuali, perché questo contratto che è stato chiuso, per carità, diciamo, siamo contenti che sia stato chiuso, ma obiettivamente è assolutamente, cioè, è chiaro, ma lo dice giustamente anche il sindacato, le organizzazioni sindacali, è chiaramente insufficiente e soprattutto arriva talmente in ritardo che quando si è chiuso il contratto si deve riaprire la contrattazione quasi immediatamente. Quindi si tratta di fare scelte concrete che questo governo non sta facendo. E siccome non riesce a farle, verrebbe da dire con una battuta antica, la butta in politica,
nel senso però peggiore e più deteriore del termine. Ecco, Madonna, a proposito di contratto, di soldi, ecco, la legge di bilancio sicuramente è stata approvata, almeno quello che sembra uno schema, è stato approvato lunedì scorso. Ancora non abbiamo il testo definitivo, c'è una bozza che circola, siamo al 25 novembre, il rischio è di arrivare davvero in extremis con l'approvazione di una legge di bilancio che per la scuola comunque è avara. Almeno dalla bozza che circola si parla di 150 milioni proprio per il contratto, ma ancora non si è capito Vabbè, bene se dove ti posso dire vengono una i cosa, mi pare di aver capito che tutto quello che c'è sulla scuola in questo momento sono i ceci sotto le ginocchia degli studenti che il ministro Valditara vuole mettere per punirli. Guardate, è veramente sconvolgente. Cioè, in questo momento noi abbiamo bisogno di cambiare radicalmente la struttura del bilancio dello Stato, di investire. Avremmo bisogno di investire sulla sanità pubblica e sulla scuola pubblica. Sono due settori strategici su cui non c'è assolutamente niente di sostanziale. Oltretutto, permettetemi di dire, tutto questo avviene nel momento in cui gli insegnanti, come tutti i lavoratori dipendenti, stanno vivendo e vivranno ancor più man mano che l'inflazione tende a crescere. E che le bollette tendono ad aumentare e il freddo, consentitemi di dire, perché nelle nostre case fa freddo, come in tanti uffici pubblici, in tanti uffici aziende private, tenderemo, cioè si tende ad impoverire ulteriormente. Naturalmente non si è neanche lontanamente parlato di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie energetiche, no? Perché la sostanza che questa finanziaria definisce è appunto il pugno forte con i deboli, sostanzialmente un governo scendiletto con i poteri economicamente forti del paese. Mi verrebbe da dire che è un po' la natura della destra, da sempre. Siamo a 100 anni dal 22, quindi diciamo non, niente di nuovo sotto il sole, ma siccome non mi interessano le riflessioni storiografiche, mi interessano le condizioni di vita, anche mie, tra l'altro, ma anche come insegnante, ma di tantissimi colleghi, di tantissime persone, io credo che sia veramente inconcepibile. Oltretutto, perché dico tassare gli extra profitti? Perché il paradosso è che quello che ci viene dato in più col contratto ci viene ampiamente rimangiato dall'inflazione, ampiamente rimangiato dal caro vite e dal caro bollette. Quindi in realtà non ci viene dato nulla, ci viene tolto nella sostanza. E io credo, diciamo, non è un caso che quando c'era da scioperare ho scioperato al fianco delle organizzazioni sindacali. C'è da porre con grande forza la questione veramente di un investimento serio e corposo. Io ho fatto riferimento a questa proposta di legge, ma apriremo naturalmente altri fronti, diciamo, sulla questione del reclutamento dei docenti, il superamento della questione dei precari. Cioè, noi abbiamo bisogno di rimettere mano alla scuola. Naturalmente, quello che noi possiamo fare e facciamo è una battaglia politica, culturale. Chiaro che in questo Parlamento non sarà facilissimo trovare ascolto e spazi, però noi vogliamo fare l'opposizione facendo proposte che vadano decisamente in controtendenza. Guarda, questa finanziaria a me ha sorpreso sulle questioni della scuola, per quello che è dato sapere finora almeno, ha sorpreso perché veramente io mi aspettavo persino qualche concessione populistica, diciamo così, ma nemmeno quella, perché la verità è che concretamente non sanno che cosa fare, dunque alzano la voce su questioni assolutamente, diciamo, in larga misura irrilevanti. Si prende a pretesto un episodio di quel tipo lì. Per esempio, magari se il ministro ci parlasse delle sanzioni da dare a chi non garantisce la sicurezza nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro,
del superamento di questo modello dell'alternanza scuola-lavoro, forse diciamo, farebbe un po' più il ministro e un po' meno il pedagogo, lo pseudo-pedagogo gentiliano, ecco, di età gentiliana. Mi pare che sto paese stia un pochino più avanti rispetto a queste robe qui. Grazie allora, grazie Giuseppe Buondonno, abbiamo Grazie a lei. dato il nostro tempo a disposizione, abbiamo fatto una discreta chiacchierata per quanto riguarda Il la giusto lettera di tempo. viaggio e anche l'attualità politica. Ci rivediamo presto su Orizzonte Scuola TV, grazie e a presto. Grazie Ritorniamo a schermo intero, abbiamo dunque trasmesso l'intervista a Giuseppe Bondono, responsabile scuola di Sinistra Italiana. Tutte queste, l'intervista, scusate, e tutte le altre le potete rivedere sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, oltre che sul nostro sito orizzontescuola.it. Vi ringrazio per l'attenzione e dunque vi do l'appuntamento a una prossima puntata di A Tu per Tu. Grazie e a presto.